il pensiero di questi quattro maestri, che cosa riesce a trasmetterci ancora? Vogliamo cominciare con Socrate. Socrate lo definisco un educatore e noi oggi secondo me abbiamo un bisogno enorme di educazione perché non c'è quasi più. C'è quando va bene l'istruzione, ma non c'è educazione. La differenza è enorme. Istruire vuol dire preparare per, e viene da instruire, mettere dentro, mentre educare, educere, tirare fuori. E che cosa si tira fuori? Si tira fuori quello spazio vuoto dentro di noi che chiamiamo libertà. Socrate era un levatore, tirava fuori, era figlio di una levatrice e per quello ho detto che era un levatore, educatore, levatore, l'arte della maieutica. Quindi, e lo faceva facendo male alle persone. Quindi, si paragonava a un tafano, si paragonava a una torpedine marina, quindi dava fastidio, elenchos si dice in greco, inquietava. Quindi era un grande, partiva dal dolore, feriva le persone, mostrava che tanto parliamo, parlate, 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 ma in realtà non sapete nulla, non sapete quando dovete, dimostrare di fronte alla realtà quelle che sono le vostre parole. E quindi confutando, provocava dolore e poi tirava fuori. Ecco, questa era l'educazione. Noi abbiamo un Buddha, grande bisogno, come dicevo, di questa educere. Buddha il medico. Buddha, il grande. Buddha vedeva gli esseri umani e li vedeva soffrire. Anche lui era appunto un grande osservatore, anzitutto, uno spirito analitico, un empirista di formidabile. Guardava gli umani. Ma direi gli animali anche, gli esseri senzienti, ma fermiamoci pure sugli animali, e vedeva che tutti soffrono, anche chi faceva finta di no, anche chi sorride, anche chi vuole apparire forte, così via, in realtà dentro soffre, e tutti soffrono, e questa è la questione decisiva, la sofferenza che lui chiamava dukkha, e diceva perché soffriamo? Ma soffriamo perché abbiamo un desiderio ignorante. Soffriamo perché c'è una concupiscenza, perché vogliamo sempre avere, sempre avere, sempre avere. Trishna diceva, questa brama che ci porta e che deriva dall'ignoranza. Però poi, terza nobile verità del Buddha, terza nobile verità, perché sono le quattro nobili verità: la prima la sofferenza, la seconda la causa della sofferenza, tre è possibile uscire dalla sofferenza. Questo quindi è un messaggio che sembra pessimista, in realtà è molto ottimista, positivo, è proprio un medico che sa che c'è la diagnosi, ma sa anche che c'è la terapia, il vaccino precisamente. E il vaccino è la quarta nobile verità, il nobile ottuplice sentiero, che si basa sostanzialmente su tre grandi questioni, adesso non c'è tempo, cioè No. etica, contemplazione e Beh, non conoscenza. diciamo proprio Ecco, tutto tutto etica, contemplazione e conoscenza. perché poi lo leggerete nel libro di Mancuso, così un piccolo accenno. Il resto di questi personaggi sono talmente grandi che mi rendo conto che chiedere a Mancuso di raccontarli in poche battute sia complicato. Ma Confucio, anche qui, lui è il politico. Confucio era un grande ottimista, era politico perché, nel vero senso della parola, perché credeva alla bontà degli esseri umani, credeva alla rettitudine degli esseri umani e diceva che la vera politica è quella che sa suscitare negli esseri umani la volontà di essere giusti. Il senso principale il valore principale di Confucio lui lo chiamava Ren nel cinese classico, che significa senso di umanità. Noi dobbiamo essere, per essere veramente compiuti, dobbiamo essere umani. Se non sei umano, puoi essere colto, puoi essere istruito, puoi essere potente, puoi essere bello, ma se non sei umano, sei un fallito dal punto di vista umano. Questo è il senso di Confucio. Quindi, lui suscitava profondamente nei suoi discepoli, negli esseri umani, questo desiderio di rettitudine e sulla base di questo costruiva. Pensava, sperava di poter costruire una polis, un sistema coeso, una politica. E quindi per questo il confucianesimo poi per 2000 anni è stato l'instrumentum regni, è stata l'ideologia che ha guidato il celeste impero. E secondo me è anche per questo che la Cina oggi è riuscita a contenere, forse a sconfiggere la pandemia. Perché
perché esiste ancora questo grande senso della su questo Giovanna potrebbe parlarci a lungo, ma è vero, capisci come tutto questo ci segna, no? Come il destino e le parole ci segnano come uomini e come popoli nelle tragedie più grandi. È vero questo che dice, il confucianesimo in qualche modo ha proprio guidato i cinesi attraverso questa terribile prova, terribile sofferenza, e li ha portati ad uscire, no? Infine Gesù, il profeta, lei dice il messaggio di Gesù è diverso da quello del cristianesimo, in che senso? Qui adesso è un problema enorme, però sì, io sono convinto che il cristianesimo non è stato fondato da Gesù, Gesù era un ebreo e tale voleva rimanere, il cristianesimo è un'operazione scaturita più tardi, dopo, in particolare a partire da San Paolo. Non sono per niente originale nel dire questo, molti studiosi, a partire da Reimarus, fino a Schweitzer e anche ai nostri giorni, ci sono molti studiosi, insomma, dicono e affermano questa tesi. Il centro del cristianesimo è il passato, la morte e la resurrezione di Gesù, o per meglio dire di Cristo, quindi si guarda all'indietro, essendo cristiani. Gesù guardava in avanti. Guardava in avanti e a che cosa guardava? Alla venuta imminente del regno di Dio. Lui guardava questo mondo e mentre il Buddha lo vedeva, vedeva la sofferenza dei singoli, lui vedeva l'ingiustizia radicale che governava il tessuto di questo mondo, sia un'ingiustizia politica, sia un'ingiustizia economica, sia un'ingiustizia religiosa. E quindi era attratto profondamente da questo grande messaggio che era il regno di Dio, il cambiamento della storia, il cambiamento del codice genetico della storia. Si è sbagliato su questo? Sì, perché il regno di Dio non è arrivato, però si può ancora vivere sulla base di questa speranza del fatto che si possa cambiare perlomeno quel piccolo pezzo di mondo che siamo noi, quel piccolo pezzo di mondo. Io penso di sì, quindi si può essere ancora oggi discepoli di Gesù allo stesso modo come si è discepoli del Buddha, di Socrate e di Confucio. Perché, e concludo se ho ancora 30 secondi, il senso del mio libro non è di far diventare nessuno discepolo né di uno né dell'altro dei quattro maestri, ma di suscitare dentro ciascuno il maestro più importante, che io chiamo il quinto maestro, che è il maestro interiore, che è la coscienza morale. D'accordo, e beh, naturalmente avendo l'opportunità di avere con noi Vito Mancuso non potevamo fare a meno sfruttare le sue grandi capacità per così illustrarci in estrema sintesi il contenuto di questo suo libro, I Quattro Maestri. Grazie.